Oggi inizia una protesta a oltranza davanti alla presidenza della regione siciliana. Questa è l'ennesima protesta che noi facciamo da 3 anni a questa parte e nello specifico da 1 anno a questa parte, perché la protesta forte è stata iniziata l'8 di febbraio del 2016 e se siamo ancora qui è evidente che il problema non è stato ancora risolto. E si sono consumati molti passaggi, è stata approvata anche una norma all'ARS all'unanimità che potesse consentirci di rimetterci al lavoro, ma a tutt'oggi siamo lontani dalla soluzione finale, per cui abbiamo deciso di ritornare di nuovo a protestare. Siamo nel giusto, stiamo chiedendo solo lavoro e dignità. Abbiamo deciso di stare qui e stazionare il portone della Presidenza, notte e giorno ovviamente. Sappiamo che sarà molto dura, sappiamo che c'è anche molto freddo. Vediamo di scuotere un po' le coscienze perché il problema deve essere risolto. Siamo anche in molti non hanno più neppure un sostegno al reddito. In molti non ce l'hanno perché sospesi, ma ancora non hanno ricevuto le spettanze. Altri siamo agli sgoccioli degli ammortizzatori sociali, per cui fra non molto ci ritroveremo veramente con il nulla, con quello che ne consegue. Noi siamo venuti qui proprio davanti alla Presidenza in virtù del fatto che il Presidente, che adesso deve prendersi la responsabilità di risolvere la problematica, anche perché lui ultimamente, presumo anche in buona fede, si è preso l'impegno di rimetterci subito al lavoro. Noi chiediamo semplicemente che questa sua promessa venga mantenuta, ma nelle condizioni giuste, nelle condizioni di un lavoro dignitoso e retribuito ogni mese. Cosa vi hanno proposto? Allora, il Presidente i primi di dicembre ha detto pubblicamente, lo ha confermato anche all'ARS, che aveva trovato una disponibilità economica di 35 milioni di euro che ci consentisse di andare subito al lavoro. Poi diciamo che questi 35 milioni non sono altro che delle risorse destinate ad agosto del 2015 in un bando che è l'avviso 6, che non è mai stato portato avanti e che è rimasto sempre così un po' bloccato. Ma questo è un bando che noi avevamo già rifiutato. L'assessore ha rimarcato il fatto che voi provenite da enti privati. È assolutamente vero, questo nessuno lo può smentire, ma erano e sono degli enti privati che non agiscono con le proprie risorse personali. A proposito dell'avviso 6, una precisazione. Per quanto riguarda l'avviso 6, vorrei chiarire che i lavoratori liberi non sono mai stati contro l'avviso 6. L'avviso 6 praticamente ha delle criticità a parte che l'assessore non è mai riuscito a risolvere. Questo è quello che volevo dire come precisazione.